persone, artista e artigiano del ferro, si prepara a un altro evento con nuove bellissime opere tutte da scoprire. L'abbiamo incontrato nel suo laboratorio, ci ha raccontato un po' in cosa consiste questo nuovo filone del suo lavoro. Il 21 luglio al bar ristorante College di Romano Canavese, lungo Viale Marconi, presenterà le sue ultime opere. In cosa consistono questi nuovi capolavori, questi nuovi manufatti che tu ti prepari a presentare? In questi ultimi mesi ho lavorato dopo che un cliente mi ha fatto una richiesta un po' particolare, cioè mi ha richiesto 7 serpenti, 7 cobra. Ho dovuto prima lavorare sotto la forgia, cercare di piegare il ferro in maniera tale che i 7 serpenti si legassero insieme. Calcolo di fare questo lavoro in 2 mesi, perché questo serpente, che è quello più alto, che cerca di difendere i 7 serpenti, i 6 serpenti più bassi, sarà un uovo di Fabergé. Sarà fatto in ferro, all'interno ricoperto di seta chiara, all'esterno ci saranno fatti in ferro foglie primitive, in maniera tale che si leghi con i serpenti. Che i serpenti vogliono difendere l'uovo, però hanno un po' paura in questo mondo, non capiscono come gestirsi. Dedichiamo, diciamo, questa specie di paradiso terrestre che tu spesso riproponi. Il 21 di luglio al Bar College alle 18:30 ci sarà anche con delle forme ispirate agli angeli. Sì, c'è l'ultimo lavoro che ho fatto, che è un angelo. Anche lui è un angelo che pensa a questo mondo, che pensa a come sta andando avanti il mondo. Allora con le ali cerca di tenere l'uovo che dovrebbe proteggere il mondo, essere addirittura lui stesso il mondo. E ho cercato di appoggiare l'angelo su del ferro fuso, del ferro in maniera tale che sembri proprio l'inizio del mondo. Quindi una sorta di lava primordiale. Sì, lava primordiale, sì, esattamente. E poi ci sono questi angeli che invece in altre situazioni sembrano sorreggere il peso del mondo. Cercano di sorreggere sì, è vero. Cercano di aiutarlo, cercano di capire soprattutto come sta andando avanti il mondo e come cambiare il mondo. Ecco, tu sei reduce da una serie di iniziative in tutta Italia che stanno confermando la tua abilità nel lavorare il ferro, un materiale non facile che tu pieghi come se fosse carta, come se fosse plastilina, quindi con una manualità veramente molto rara. Da dove ti viene questa ispirazione? Ma l'ispirazione viene perché è il lavoro stesso che lo richiama. Mi piace creare lavori in ferro perché mi piace il ferro. Però capisco come qua i serpenti devo dedicarmi tanto, devo scaldarlo tanto, quasi alla fusione, e lavorarlo, batterlo, lavorarlo magari per dei mesi, non massa solo un'ora, un giorno. Come qua i 7 serpenti, per unirli senza saldarli ho lavorato comunque 2 mesi e poi ho cominciato a cartiggiarli in maniera tale che si trasformi quasi in argento, in un materiale diverso. Un grezzo come il ferro. Una clientela sempre più ampia, per motivi di privacy non stiamo a dire quali sono i grossi nomi, ma di livello internazionale che ti stanno richiedendo dei pezzi. Sì. E scegli sempre diciamo soggetti collegati al mondo della natura?
Io sì, cerco sempre, io sono abituato alla natura e cerco di creare la natura perché è lo stile più difficile secondo me, perché la naturalezza nel ferro è veramente difficile e quindi cerco di... Quindi dalle tue mani nascono fiori, serpenti in questo caso, ma tantissime forme realizzate assemblando diverse foglie. Sì, no, adesso per esempio un angelo, quindi anche il corpo umano. Adesso il prossimo lavoro sarà ancora più difficile perché ci sarà un uomo con le mani, un uomo alzato con le mani che sollevano l'uovo. Quindi dovrò creare tutto il corpo, creare le ali e quindi sì, ci sarà del lavoro. Bene, allora noi ti diamo appuntamento ai prossimi eventi, sicuramente ci proporrai dei nuovi soggetti. Oltre a quello di Romano, hai già in previsione altri appuntamenti, credo qualcosa addirittura in Svizzera. Qualcosa in Svizzera, adesso stiamo ancora elaborando, però dei clienti mi hanno chiesto di presentarmi a Ginevra. Vediamo se potrò farlo, se potrò andare, in base a quello, ai lavori che vedranno mi diranno sì o no. Però tu sei sempre reperibile in questo che è il tuo laboratorio di Via Valle a Romano Canavese. Sì. È tanti anni che sei qui, si vedono le tracce del tuo lavoro. Sì. Com'è la tua giornata tipo? Ma la mia giornata tipo è prima di tutto disegnare quello che voglio creare. E poi devo cominciare con il forno, accendere, scaldare il ferro e lavorarlo con gli incudini, con i martelli, fino a creare quello che voglio. L'idea, l'intuizione, diciamo, che porta poi all'opera, ti viene in quale modo? Spontaneamente? Ma di solito io i pezzi li studio già un anno prima. Ah. Comincio già a pensare. Comincio già a disegnare, come ho fatto per il Cobra, l'unione, perché unire 7 serpenti non è stato veramente facile. Ecco, diciamo una curiosità, non sono saldati, sono 7 serpenti che sei riuscito a incastrare tra loro. Sono incastrati, sì, non ho saldato, sono incastrati, però è quello che secondo me è bello del lavoro, cercare di rendere più difficile il lavoro e più naturale possibile senza la saldatura, sì. Qual è il lavoro più strano che ti è stato chiesto fino adesso? Quello che ti ha dato più soddisfazione, quello che insomma non sapevi come realizzare ma che alla fine sei riuscito a produrre? Ma sicuramente l'ultimo è stato il pavone che ho fatto a Parigi. Il pavone a Parigi è stato un lavoro molto difficile, studiato parecchi mesi, però poi realizzato e il cliente è stato contento e quella è la cosa migliore. Bene, allora l'appuntamento è per tutti alle 18:30 il 21 luglio verso il Bar College di Romano Canavese.